Gli iriani di Mev stavano attraversando un bosco quando sentirono il suono di un corno. Uno dei nostri esploratori? Chiese la regina, chiaramente perplessa. Si voltò in sella verso Reynard, il quale scosse la testa. Strano. Gascon, prendi alcuni dei tuoi randagi. Qualcuno in grado di passare inosservato e mandali a scoprire chi suona questo corno e perché. Gli esploratori tornarono poco dopo a fare rapporto. Dei soldati si erano accampati in un pascolo lì vicino. Indossavano uniformi eidirniane e fasce con il simbolo del sole dorato. Il loro capo era un certo Falbeson. Conosco quel nome, disse Raila. Falbeson si è unito al nemico il primo giorno di questa guerra, portando con sé tutta la sua divisione. Vostra Altezza, non ci ricapiterà un'occasione simile. Diamo una lezione a quel traditore. Dobbiamo inviare un segnale forte. Un segnale per tutto il nord, dallo Yaruga alle montagne del drago. Annunciò la regina. Chiunque collabori con gli invasori pagherà con la vita. Preparatevi all'attacco! Raila annuì, evidentemente soddisfatta. I liriani circondarono il punto indicato dai loro esploratori. Poco più tardi, una freccia incendiaria solcò il cielo, dando l'ordine dell'attacco. Regina Mev! Alle armi! Avete ordini? No? Ah. Occhio alla testa! Enard Fein! Hai mai preso una pietra sui denti? No, the threat! Quest'uomo ha sofferto molto. Prendi! Combatterò fino all'ultimo respiro! Se non altro mi insegnerà qualcosa, credo.
Ai tuoi ordini! So fare centro da mezza lega di distanza. Più sono grandi, più è facile colpirli. Il bello della fionda è che si occulta bene. Pietà, mia signora! Ci arrendiamo! I traditori, forse abituati a combattere nemici ignari, non ebbero alcuna speranza contro il deciso attacco liriano. Al termine dello scontro, Mev sbalzò personalmente Falbeson di sella, strappandogli la visiera dell'elmo. Il suo volto provocò in lei più compassione che odio. Falbeson era un uomo vecchio e malaticcio, dalla pelle pallida e segnata. Si portò in ginocchio, con grande difficoltà, allungando una mano tremante per implorarla. Vostra Maestà, abbiate pietà! I Nilfgaardiani mi hanno costretto al tradimento! Hanno minacciato di torturarmi! Mev sentì su di sé gli occhi dei suoi soldati. Attendevano la sua decisione. Come avrebbe trattato questo traditore? Lo avrebbe davvero giustiziato come monito per gli altri? Non devi più temere alcuna tortura, disse Mev. La tua esecuzione sarà rapida. Falbeson allungò di nuovo la mano verso i piedi della regina, implorando pietà, ma lei lo respinse con un gesto deciso. Poco dopo, il traditore penzolava da un albero, impiccato con la stessa fascia nera che aveva adornato la sua armatura. Un unicorno impagliato. Che facciamo, Vostra Altezza? Lo prendiamo? Non avrei proprio idea di cosa farmene. Continuiamo.
giunti a un piccolo torrente, Mev ordinò ai soldati di rifornire le scorte d'acqua. Al loro ritorno, gli uomini recavano otri vuoti ed espressioni preoccupate. Mia signora, l'acqua è il sapore del sangue. Non come il sanguinaccio, sapete, ma rancido e ripugnante. Mev non ebbe altra scelta se non proseguire. Con la gola secca, si chiese come interpretare questo strano evento. Era forse un presagio? Un avvertimento degli dèi? Presto scoprì la verità. Seguendo il torrente a monte, i liriani arrivarono ad un piccolo stagno. Sulla sua superficie galleggiavano decine di cadaveri. Lo sguardo di Mev cadde su una giovane donna dai lunghi capelli che fluttuavano delicatamente sull'acqua, con occhi spalancati che riflettevano il cielo e un naso delicato spruzzato di lentiggini e con la gola orribilmente squarciata. Ci fermeremo qui, annunciò la regina con calma, e daremo a queste persone una degna sepoltura. Reinhard, mandate le vedette in esplorazione. Dite loro di non tornare finché non avranno capito cos'è successo qui. Gli esploratori tornarono dopo qualche tempo, portando con sé un uomo scalzo che avevano trovato nascosto nel bosco. Dissero che proveniva da Horton, un villaggio vicino. Il villaggio i cui abitanti erano stati sterminati. Le orde nere hanno assalito il villaggio, mia signora, con quel demone di Vrigef in testa. Ci hanno riuniti insieme, condotti al lago, l'intero villaggio intendo. E poi chop, chop, splash, splash. Sono riuscito a fuggire soltanto io. Mev ascoltò il racconto dell'uomo, poi lo affidò alle cure dei suoi medici e ordinò ai liriani di levare le tende. Raggiunse la testa del convoglio con Reinhard al fianco. Stringeva le redini così forte da sbiancare le nocche. Sappiamo dov'è stanziato questo Vrigef? I nostri esploratori riferiscono che è accampato a est di qui. In tal caso gli faremo visita. Li hanno uccisi tutti, come a Rosberg. Mia signora, vi prego, fategliela pagare. Milka, Besa, Krista, tutti morti, uno dopo l'altro. I liriani non ebbero problemi a trovare il campo di Vrigef. Era grande quanto una città. Mev fermò la colonna e riunì i suoi consiglieri. Il primo a parlare fu Reinhard. Le informazioni degli esploratori erano parzialmente esatte, Vostra Altezza. Hanno individuato il campo del generale Vrigef, il carnefice di Hortun. Purtroppo, però, hanno sottovalutato le sue forze. Sono molto più numerose e meglio armate delle nostre. Questo non cambia nulla, disse Mev, bloccando sul nascere ogni protesta. Se non provo nemmeno a punirlo per ciò che ha fatto, non avrò più il coraggio di guardarmi allo specchio. Dobbiamo attaccare. Reinhard si inchinò e comunicò l'ordine ai liriani. Più tardi, Mev e le forze di Vrigef si affrontarono sul campo di battaglia. Sotto, Vrigef! È tempo di pagare per i tuoi crimini!
Il morale è alto, ma questi stivali mi uccidono. Questo si aggiunge. Vedo Vrigef, dobbiamo fermarlo. Destra, sinistra, destra, sinistra. Glorenkerzer! Che bastardi! Ai tuoi ordini! Si semina, si raccoglie e si muore! La tua vita mi appartiene! Dobbiamo fidarci gli uni degli altri! Hai del cibo, ma una fame del lupo. Avrei dovuto ascoltare mia moglie. Saggia scelta. All'opera. Occhio alla testa!
rapido e doloroso. Nonostante il vantaggio numerico del nemico, i Liriani vinsero la battaglia. In seguito gli storici attribuirono la vittoria di Mev alla maggiore manovrabilità delle sue truppe leggere sul terreno accidentato rispetto ai soldati corazzati di Nilfgaard. Se volete il mio parere, non fu soltanto questo. I cuori dei Liriani erano colmi di furia. Una rabbia causata dall'ineguagliabile crudeltà dei Nilfgaardiani verso i popoli conquistati. Tale barbarie era incarnata perfettamente dal generale Vrigeth. Gli uomini di Mev erano pronti a sacrificare qualsiasi cosa pur di vederlo punito. Trascinarono il generale sconfitto al cospetto di Mev. La regina voleva sapere perché questi avesse ordinato l'esecuzione di un intero villaggio e come i Nilfgaardiani potessero giustificare un simile crimine. 2 settimane fa ho inviato un contingente a Orton per procurare scorte di cibo. Era guidato dal capitano Genor. Mentre il capitano stava verificando le scorte di grano, l'hanno rinchiuso nel fienile e l'hanno dato alle fiamme. La regina ascoltò il racconto del generale. Il suo volto non tradiva alcuna emozione. Tutto per un uomo. Un solo uomo. Vrigeth alzò gli occhi per guardare Mev. La regina fu sorpresa di vederli bagnati dalle lacrime. Sì, mia signora. Mio figlio. Le parole del generale erano piene di dolore e sofferenza e di una sete di vendetta che non sarebbe mai stata placata. La regina doveva decidere cosa fare di Vrigeth. Indubbiamente, il generale meritava una punizione e anche la più severa possibile. Tuttavia, una figura così importante poteva fruttarle un ricco riscatto e l'esercito di Mev aveva disperatamente bisogno d'oro. Alla fine, la regina decise di consegnare il generale in cambio di un riscatto in oro. Difficile dire se la sua scelta fu dettata dalla pietà per le lacrime del Nilfgaardiano o dal semplice interesse materiale, vedendola come un'ottima occasione per rifornire i fondi di guerra. Una cosa è certa. I suoi uomini restarono delusi da tale decisione. Avevano sfidato le forze superiori di Vrigeth in nome della giustizia, non dell'oro.
Mentre Mev stava passando nei pressi della città di Armelen, uno dei contadini salvati dalla prigionia nilfgaardiana chiese di poter conferire con lei. Le nostre strade si separano qui, mia signora. Alcuni dei nostri parenti vivono ad Armelen. Ce la caveremo. Mia signora, noi vorremmo ringraziarvi per aver avuto pietà di noi più e più volte. Non abbiamo nulla, mia signora, o quasi. I bastardi vestiti di nero ci hanno strappato tutto, tranne questo. È un amuleto tramandato nella mia famiglia da generazioni. Ci ha protetti. Spero possa fare lo stesso con voi. Mev stava per rispondere che non credeva alle superstizioni paesane, ma toccando il pendente d'avorio avvertì uno strano calore. Il contadino si inchinò e tornò dagli altri. Poi si misero in cammino verso Armelen. Siamo al sicuro dietro queste mura, almeno per ora. I liriani erano a meno di 8 chilometri da Aldersberg, quando la strada, che fino allora era sempre stata deserta, si riempì improvvisamente di persone. Contadini, mercanti e soldati feriti dalle uniformi a brandelli. Tutti marciavano solennemente nella direzione opposta, portando sulle spalle i propri beni. Aldersberg è caduta, mia signora, disse uno degli sfollati con aria rassegnata. Le mura esterne sono state sfondate. Il re difende ancora la città vecchia, ma l'Orda Nera sta vincendo. Fareste meglio a tornare indietro, prima che sia troppo tardi. Non abbiamo una casa a cui tornare. Rispose la regina, spronando il cavallo. Seguitemi! La regina si lanciò al galoppo, seguita dalla cavalleria liriana. Era così veloce che l'aria la faceva lacrimare. Gli zoccoli rimbombavano sul selciato, spingendo la massa degli sfollati a scansarsi e a fare strada ai cavalieri. Più veloci, più veloci! In breve tempo arrivarono in vista di Aldersberg. Un bagliore rossastro illuminava l'orizzonte, mentre il vento portava l'eco di urla e suoni di scontri. La città, un tempo fiera, si stava riducendo rapidamente in cenere, bruciata dal sole nilfgaardiano. Forze nilfgaardiane si mossero per bloccare la strada ai liriani. Senza rallentare, Mev abbatté un soldato che aveva cercato di sbalzarla di sella con un fucile. La testa e l'elmo alato cadde al suolo, lasciandosi dietro una scia di sangue. Liriani all'attacco! Urlò Mev. Non fate prigionieri!
fermerete! Non ora! C'è qualcosa che perde. All'inseguimento! Berniscard! Più sono grandi, più è facile colpirli. Saggia scelta. Sei impazzito! Non agitarla! Disciplina! Ecco cosa vi manca. Il bello della fionda è che si occulta bene. Gloar.
Destra, sinistra, destra, sinistra. Veralba! Avrei dovuto ascoltare mia moglie. Brucerà un po'. Al tuo servizio. Non ho paura, mi guida la fede. La disciplina ci assicurerà la vittoria. Hai del cibo, ho una fame del lupo. Che cosa vuoi da me? Occhio alla testa! Proprio quando pensavo di annoiarmi. Altezza, quella era soltanto la loro retroguardia. Gli Illiriani riuscirono a disperdere il battaglione Nilfgaardiano, uno dei tanti che assediava Aldersberg. Gli esploratori portarono al cospetto della regina un prigioniero, liberato dalle grinfie degli invasori. Med gli chiese della situazione in città. È una vera carneficina. Gli imperiali. Il re ha fatto evacuare la città, mia signora, ma lui è rimasto. Resiste con la sua guardia d'onore nella città vecchia. Lì le mura sono ancora in piedi. Ha detto che avrebbe combattuto fino alla fine. Il costo. Mev considerò le possibilità. La situazione sembrava grigia. Demavend, da cui era giunta per chiedere aiuto, ne aveva bisogno egli stesso.
Nilfgaard godeva di un vantaggio schiacciante. Il piccolo contingente liriano non aveva speranze di rompere l'assedio, ma ritirarsi, arrendersi, non era nell'indole di Mev. I Nilfgaardiani non si aspettano dei rinforzi. Raila, voi conoscete Aldersberg. Potete guidarci attraverso le strade secondarie della città vecchia così da evitare il grosso dell'esercito Nilfgaardiano. La guerriera annuì e senza attendere ulteriori ordini si portò in testa al gruppo. Reynard la seguì con lo sguardo, chiaramente turbato. E poi che facciamo, Vostra Altezza? Irrompiamo nella tana del leone e... E speriamo che il leone si strozzi. Seguitemi!